Analizziamo come si presentano i risultati della ricerca in SINAL. L'ordinamento dei risultati è per rilevanza. Gli articoli più pertinenti quindi saranno all'inizio. Eventualmente possiamo scegliere l'ordinamento dal più recente, cliccando su Relevance e selezionando Date Newest. Adesso lascio l'ordinamento per rilevanza. Analizziamo nel dettaglio alcuni risultati. Ad esempio, l'articolo numero 9, il cui titolo è Managing Venous Leg Ulcers Using Compression Therapy and Dressings. Sotto il titolo troviamo gli altri riferimenti bibliografici, autori, titolo del periodico, anno, volume, fascicolo e pagine. Ove disponibile, viene indicato anche il tipo di articolo. In questo caso è un case study. Dopo il publication type, viene riportato l'ISSN e il PMID se l'articolo è presente in PubMed. In questo caso non è presente. Andiamo a cercare un articolo che riporti il PMID. Ad esempio, l'articolo numero 6 lo riporta. Vi ricordo che c'è una sovrapposizione circa del 40% tra PubMed e SINAL. Ma torniamo all'articolo che stavamo analizzando prima, il numero 9. Sotto i riferimenti bibliografici vengono indicati i descrittori principali, i subjects. Cliccando sul titolo potrò vedere anche i soggetti secondari. Eccoli, abbiamo i major subjects, che sono gli stessi che abbiamo visto nella pagina di prima, e i minor subjects, cioè i soggetti secondari. È utile guardarli per trovare dei termini cui magari non avevamo pensato inizialmente. Sotto troviamo l'abstract, se è disponibile.